A mo' delle ipotesi. Ancora è massacro cuore. Amici sportivi, rientriamo in telecronaca qui dal comunale di Picerno per assistere al secondo tempo tra Rotonda e Cittanovese, primo tempo che si è concluso con il risultato di 0-0, con il Rotonda che almeno in tre occasioni ha avuto la possibilità di passare in vantaggio in apertura di tempo con Flores, poi con Silletti di testa da pochi passi non riusciva ad inquadrare lo specchio della porta e alla fine proprio del minuto di recupero decretato dalla signora Valentina Finzi, il sinistro di Santa Maria trovava il palo a Cassali abbattuto. Partito in questo momento per il secondo tempo, il Rotonda in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra dei vosi delle schermi, mentre la Cittanovese in maglia giallorossa da destra verso sinistra prende palla. Adesso il numero 4 Thomas riesce a portarsi in avanti, c'è una buona trama adesso a Bayan che mette in movimento il numero 6 Trofo. La palla che intendeva però servire il numero 11 Postorino non riusciva all'aggancio del giocatore, la palla si perdeva in fallo laterale. Adesso c'è Rotonda con Flores che va via, viene toccato da Lucas, l'arbitro dice che si può continuare, la palla finisce in fallo laterale. Ancora un colpo di testa da parte di Abajan, la palla finisce dalle parti di Tucci. Silletti sulla sinistra per Nicolao, si accentra Nicolao, cross dalla parte opposta, non c'è nessuno a raccogliere l'invito del numero 3 biancoverde, la palla si perde in fallo laterale dalla parte opposta, fallo laterale che sta per battere Barillaro. Lungo il colpo di testa di Pastore, ancora una possibilità per Flores sulla destra, si alza la bandierina del guardaline per segnalare una posizione di offside da parte del centravanti del Rotonda e adesso c'ha qualcosa da dire l'arbitro, anzi va a sincerarsi delle condizioni del giocatore giallo-verde, giallo-rosso a terra. Si riprende il gioco con questo calcio di punizione in favore degli ospiti con la battuta del numero 3 Alfano. A Bayan c'è l'intervento da parte della difesa del Rotonda, poi fallo laterale, l'ultimo tocco è proprio di Flores, già battuto da Barillaro. Trofo, Crocitti sulla destra dalla parte opposta, ancora Crocitti anticipato da Silletti, l'ultimo tocco è di Crocitti. Prova ad andare via adesso sulla sinistra Rotonda. Viene messo giù il numero 7 Tucci per l'arbitro tutto regolare. Ancora un intervento irregolare questa volta da parte del giocatore Rotonda Nicolao. Viene fischiato il calcio di punizione in favore della Cittanovese. Battuto il calcio di punizione, il colpo di testa di Postorino, colpo di testa mancato da parte del giocatore giallorosso, si riprende con questo fallo laterale già battuto, non si fida di Abajan, Pastore scaraventa in fallo laterale che sta per battere il numero 2 della formazione giallorossa, il rinvio alla cieca.
non trova pronto all'intervento Flores. Barilaro, Abayan col petto, intervento da parte di Zappacosta. Il colpo di testa di Santa Maria per l'intervento di Nicolao che ha spazio sulla sinistra adesso. Va via sulla fascia, mette in mezzo, c'è l'intervento del numero 4. Thomas perde palla a rotonda, si distende adesso in contropiede il cittanovese con Trofo. Barilaro, c'è la sovrapposizione di Postorino, servito, la palla in mezzo. L'intervento di Silletti a liberare, il colpo di testa mancato di Flores. E poi c'è ancora la pressione di Flores. Si lamenta Barillaro per l'assegnazione del fallo laterale al Rotonda. Capristo lascia l'incombenza a Granata, già battuto il fallo laterale, la palla arriva a Silletti che mette in movimento sulla sinistra Nicolao. Si accentra Nicolao, scarico per Tucci e poi l'apertura dalla parte opposta, fuori misura, non trova pronto Capristo. Granata. Guadagna il fallo laterale la cittanovese. Fanno a sportellate Abajan e Granata, poi alla meglio Zappacosta che di sinistro cerca di mettere in movimento Flores. L'anticipo da parte del numero 3 Alfano. Guadagna il pallone adesso e lo perde subito dopo Flores. Ancora Alfano, la sovrapposizione di Postorino, la palla in mezzo, il colpo di testa e poi va in vantaggio la cittanovese dopo un batte e ribatti con Francesco Villa. Riesce con Francesco Villa a raccogliere una corta respinta della difesa della Rotonda e di destro, senza nemmeno dare il tempo a Oliva di intervenire, Francesco Villa porta in vantaggio la cittanovese. Al settimo minuto del secondo tempo cambia il risultato qui al comunale di Picerno, con la cittanovese che trova il gol del vantaggio grazie a Francesco Villa, ex Castrovillari. Fino a qualche settimana fa dovranno mangiarsi le mani da quelle parti. Il secondo tiro chi l'ha fatto? Il primo Crocitti, poi Trofo, poi Trofo. 1-0, 1-0 il Cornovese, gol di Villa al settimo minuto, calciatori offensivi, poi alla seconda. Ancora adesso cittanovese sulle ali dell'entusiasmo, in avanti, la palla per Postorino, si accentra Postorino, prova il destro e compie un buon intervento Oliva con il braccio di ritorno, si salva in angolo adesso il Rotonda, fiammata della cittanovese che dopo aver dormito praticamente per un intero tempo, adesso in questo inizio del secondo ha ottenuto il vantaggio e adesso con Postorino addirittura poteva raddoppiare. Palla che finisce adesso a fondo campo, non c'è l'intervento né di Abajan né del compagno pronto che era sceso giù, il numero 5 Scopetta.
prova adesso a portarsi in avanti il Rotonda, deve assolutamente recuperare questo pallone, lo scambio con il numero 7 Cataldi, trova pronto Oliva fuori dai pali, fuori dalla propria area di rigore per allontanare questo pallone. Il vantaggio della Cittanovese ha mandato un attimino il Rotonda in bambola, deve comunque ricompattarsi la squadra di mister Baratto, che ripetiamo nel primo tempo ha giocato veramente da sola contro una Cittanovese che mai è riuscita ad arrivare dalle parti di Oliva. Adesso in questo secondo tempo invece con questa azione di contropiede è riuscita a passare in vantaggio, e poi il brivido sulla parata di Oliva su tiro di Postorino. Adesso naturalmente gioca sul velluto la Cittanovese, ma deve ricompattarsi il Rotonda. Palla indietro adesso da parte di Granata per Oliva, che rinvia lungo. Vediamo se riesce Santa Maria ad intervenire su questa palla. Si alza ancora la bandierina del guardaline per il fuorigioco di rientro da parte di Santa Maria. Il colpo di testa di Granata, quello di Chiavazzo, poi ancora indietro la palla, ancora un errore da parte di Pastore, deve girarsi Postorino, si allontana, esce dall'area di rigore, poi rientra, c'è la sovrapposizione, capisce tutto Capristo e libera la propria area di rigore. Adesso Flores in possesso di palla, il tentativo di servire Santa Maria. Guadagna un fallo laterale il Rotonda. Ancora un leggerezza in difesa da parte del Rotonda, ne approfitta Bajan che poi perde di nuovo palla. Fallo laterale in favore del Rotonda. Il colpo di testa di Francesco Villa, che mette in movimento dalla parte opposta il numero 2 Barillaro. Il cross rallentato, ancora un rinvio che trova Trofo pronto all'intervento. Poi l'intervento di Villa in fallo laterale, può salire adesso la compagine locale con questo fallo laterale che si appresta a battere Granata. Flores la mette in mezzo, poi il tiro è toccato dal giocatore della Cittanovese, guadagna questo calcio d'angolo il Rotonda. Scendono naturalmente in cerca della deviazione vincente i lunghi della formazione biancoverde, Silletti, Pastore, lo stesso Flores a centro boa. Parte il sinistro, il colpo di testa anticipato, Flores finisce in fallo laterale dalla parte opposta il pallone per questo intervento da parte del numero 5 Scoppetta. Fallo laterale già battuto, Chiavazzo, viene toccato il pallone, no, non c'è tocco da parte di Villa, il pallone finisce a fondo campo, si riprenderà con questa rimessa dal fondo da parte di Cassalia. Tredicesimo del secondo tempo, cambia il risultato grazie al gol messo a segno al settimo del secondo tempo da Francesco Villa, in vantaggio la Cittanovese dopo aver disputato un primo tempo non proprio eccezionale. La Cittanovese adesso si trova in vantaggio nei confronti del Rotonda, che deve comunque fare qualsiasi cosa in suo possesso, tecnicamente parlando naturalmente, per riprendere questa partita, altrimenti si incrina ancora di più il cammino della formazione lucana in questo campionato di Serie D. Villa prova a guadagnare questa palla, prova ad andare via, c'è l'anticipo da parte di Alfano, calcio d'angolo
in favore della squadra di casa. Scende Nicolao a battere questo calcio d'angolo, tutta la formazione giallorossa nella propria area di rigore ad esclusione del numero 10 Crocitti, che rimane da quelle parti. Il colpo di testa a liberare, sulla palla arriva Zappacosta, il destro non trova lo specchio della porta. La reazione del Rotonda al 14° del secondo tempo. Cassalia prova a metterla giù a Bajan, il rimpallo favorisce il giocatore della Cittanovese. Guadagna un fallo laterale in zona d'attacco adesso la Cittanovese, pronto a battere il fallo laterale Barillaro. Lo scambio non riuscito, il rinvio da parte della difesa del Rotonda, il colpo di testa di Flores non trova vicino Santa Maria per intervenire su questa palla, ancora un rinvio ma palla alta, buon gioco la difesa del Cittanovese che deve provare il Rotonda a giocare palla a terra così come ha fatto nel primo tempo. Se si lascia prendere dalla foga di questi palloni alti non impensierirà più di tanto la Cittanovese, per cui deve ricominciare a giocare come ha fatto nel primo tempo. Prova adesso Cassalì il rinvio, Abajan prova a metterla giù col petto, recupera palla Rotonda con Tucci, fallo laterale Nicolao, non sa chi darla Nicolao, poi si fa vedere Capristo. Guadagna ancora un angolo il Rotonda. C'è un cambio adesso tra le fila della Rotonda, entra in campo il numero 16 Cocuzza. Al 16° esce Zappacosta, quindi in campo Cocuzza al posto di Zappacosta. Bagarri in area della Cittanovese fa ripetere l'angolo, l'arbitro non abbiamo ben capito quale sia il motivo. Parte Nicolao, il colpo di testa di Silletti è abbondantemente alto sulla traversa, niente di fatto, si perde anche questa azione dei padroni di casa con Casalia che si prende tutto il tempo a disposizione per rimettere in gioco questo pallone. Il colpo di testa mancato di Abajan. Pastore viene messo giù con l'aggancio sul piede d'appoggio, Granata, calcio di punizione già battuto, Trofo, l'intervento di Villa, va via Crocitti, il rimpallo favorisce il giocatore del Rotonda, Capristo prova ad andare via sulla destra ma c'è il rinvio di Alfano. Il colpo di testa del difensore è preda di Postorino, prova lo scambio, viene fischiato adesso un calcio di punizione in favore della Cittanovese per questo fallo subito.
Fallo subito da Postorino, è pronto alla battuta Crocitti. È uno schema, Crocitti in mezzo, il colpo di testa, riesce a toccare di testa Abajan tra due giocatori in maglia verde, piazzato però Oliva non subisce più di tanto il rotonda che poi si riporta in avanti dalla parte opposta. Sulla palla Santa Maria, prova il nuovo entrato, il numero 16 a far gioco, si ostacolano praticamente Santa Maria e Cocuzza, la palla finisce fuori dalla parte opposta. Il gioco è ripreso, la palla finisce in fallo laterale in favore del rotonda già battuto. C'è l'intervento di Trofo che poi rinvia alla cieca, ma nella zona dove opera Abajan, il rinvio dalla difesa del rotonda. Vediamo se riesce Santa Maria ad intervenire su questa palla. Non c'è il tocco da parte del giocatore maglia giallorossa, l'arbitro indica la rimessa dal fondo. 21 minuti in questo momento nel secondo tempo tra Rotonda e Cittanovese in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Francesco Villa al settimo del secondo tempo. Palla messa giù adesso da Abajan, non riesce in un primo tempo Villa ad andare via, poi viene rimontato, poi ancora questa volta fischia il calcio di punizione per fallo su Trofo. L'arbitro rimane a terra Villa. Intanto si prepara un altro cambio, il rotonda, anzi un doppio cambio. Calcio di punizione che sta per battere adesso il numero 4 Thomas, il colpo di testa di Postorino, Abajan sulla destra per l'intervento del numero 7 Cataldi che trova pronto però alla parata Oliva. Intanto c'è un altro doppio cambio, entra il numero 14 ed esce Capristo e poi il numero 18 Gagliardo. Non c'è tocco, dice l'arbitro, la palla si perde a fondo campo, si riprenderà quindi con questa rimessa dal fondo. Tucci prova a mettere in movimento ma la palla arriva a metà strada tra i due giocatori, non ne approfitta il rotonda, poi rientra in possesso di palla numero 14 Taccogna. Il rinvio da parte della difesa del Cittanovese, il colpo di testa di Alfano, non trova pronto nessuno dei giocatori del rotonda, ma adesso si fa più frequente la pressione da parte dei padroni di casa, ma poco precisi nell'ultimo passaggio permettono alla difesa della Cittanovese di avere sempre o quasi sempre buon gioco. Silletti allarga sulla sinistra per Nicolao, si fa vedere il nuovo entrato, numero 18 Gagliardo, viene messo giù da Cataldi, il numero 3 biancoverde, calcio di punizione in favore del rotonda già battuto.
Flores di testa, non c'è l'intervento, la palla la mette giù Francesco Villa e poi mette in movimento Abajan. Il rilancio in avanti dove è pronto però Oliva all'intervento, il rilancio la prova a mettere giù il numero 7 Tucci, poi ancora Rotonda in possesso di palla, sulla destra è libero Santa Maria, ancora un fallo, calcio di punizione in favore del Rotonda. Intanto corre ai ripari anche la Cittanovese perché entra il numero 15. Entra Napolitano in campo al posto del... Vediamo chi lascia il posto. Ah, esce il numero 7 Cataldi, quindi in campo dal 25esimo al secondo tempo anche Francesco Napolitano. Calcio di punizione in favore del Rotonda, Bagarre in area, Calabrese parte, Chiavazzo corto, c'è il tocco per mettere in movimento gli altri, c'è Francesco Bagallo che rallenta l'azione del Rotonda, poi c'è un lancio in avanti dove arriva per primo Tucci evitando l'intervento di Crocitti. Lunghissimo il rinvio per il colpo di testa di Flores. Ancora Flores, Gagliardo sbaglia completamente l'appoggio per il numero 18. Il rinvio di Cassalia, il colpo di testa in copertura del numero 5 Pastore, calcio di punizione fischiato in favore della Cittanovese. Ancora un cambio tra le fila dei calabresi. Sta per avvenire il cambio, vediamo chi lascia il posto. Postorino. Entra il numero, esce il numero 11 Postorino. Al posto suo entra, vediamo la maglia del nuovo entrato. Poi girandolo di cambi poi per le squadre. Il numero 14 Gioia. Calcio di punizione battuto da Thomas, il colpo di testa del giocatore del Rotonda prova ad allontanare ma c'è Trofo. Alla laterale già battuto. Da segnalare anche la reazione della San Cataldese della Rotonda, sì, dopo il vantaggio della Cittanovese. Guadagna un fallo laterale adesso la Cittanovese, fallo laterale che si appresta a battere il numero 2 Barillaro. Pronto Antonio? Il colpo di testa di Pastore. Abajan. Flores prova ad andare via, c'è l'anticipo di Thomas. Ancora Tucci. Tucci indietro per il numero 14, Taccogna. Silletti guadagna metri, palla al piede, il lancio per Cocuzza, l'anticipo di Thomas, ancora in possesso di palla ma poi la perde Tucci ad opera di Crocitti.
Santa Maria prova l'intervento, evita Tucci e poi sbaglia il tentativo di servizio per il numero 15, Napolitano. Non riesce adesso lo scambio tra i giocatori della rotonda, prova ad andare via la Cittanovese, c'è il recupero da parte di Silletti, palla sulla destra, ancora Silletti, libera in fallo laterale Alfano, fallo laterale Taccogna, indietro per Tucci. Lungo il fallo laterale alla ricerca di Abajan che non riesce a controllare questa palla, fallo laterale in favore del Rotonda. Il colpo di testa di Barillaro fermato da Tucci, Cocuzza con la testa serve per un attimo Flores, rimane comunque in possesso di palla il Rotonda, Cagliato. Chiavazzo provato a mettere in movimento il compagno di reparto, ma la palla finisce in fallo laterale con le mani Nicolao. Ancora un rinvio da parte della difesa, perfezionato da Villa, rimane comunque in zona d'attacco in rotonda. Adesso uno scambio non riuscito, Tucci indietro per Chiavazzo. Il lancio anticipato di netto da Alfano, il giocatore del Rotonda. Calcio di punizione in favore dei calabresi, può rifiatare la difesa della Cittanovese che sale adesso sul cerchio di centrocampo, si occupa del calcio di punizione, della battuta il numero 4 Thomas, il colpo di testa ad anticipare. Ancora un tentativo di Cocuzza di andare in avanti con la Cittanovese che difende, poi ancora un tentativo sulla destra da parte di Santa Maria anticipato da Alfano. Prova ad andare via Santa Maria sulla destra, ma ci sono tre giocatori pronti a fermarlo. Poi Chiavazzo mette in movimento Nicolao, ma troppo indietro, deve tornare praticamente, fare tornare indietro il numero 3 biancoverde. Poi la palla finisce in fallo laterale. Prova ad andare via adesso sulla destra la Cittanovese con Villa. L'ultimo tocco è proprio del numero 8 giallorosso, si riprenderà quindi con questo, anzi viene fischiato un calcio di punizione al Rotonda. Cocuzza e c'è, arriva anche il primo giallo per il Rotonda con il giallo combinato. Secondo me ha ammonito a quello là, ha ammonito 3, no 11, tu 3, ha ammonito a quello là, là in fondo, ha ammonito 3. Ammonito Gagliardo quindi al 33esimo del secondo tempo. La palla finisce adesso tra le braccia di Oliva. Non mette giù il pallone Rotonda, palla altissima, buon gioco la difesa della Cittanovese, poi il rinvio lungo a cercare Abajan
sul out destro, non riesce il rinvio da parte del Cittanovera Rotonda, poi prova, ha sui piedi un buon pallone il nuovo entrato della formazione della Cittanovese. Viene messo il pallone fuori adesso per permettere ai sanitari di prestare le cure al numero 3 Alfano, che rimane comunque a terra. Pronto ad entrare anche il numero 20 Ostuni. Quindi entra al 35esimo Ostuni al posto del numero 7 Tucci. Ancora un cambio tra le file rotonda, anche il numero 13 è pronto ad entrare. Illiano. Sempre stesso minuto, no? Ma era una ripresa Ciupano. Vediamo chi è che lascia. Santa Maria lascia il posto a Illiano. Quindi ancora un cambio al 36esimo, Illiano al posto di Santa Maria. Rende il pallone naturalmente alla Cittanovese Rotonda, deve rinviarlo adesso Cassalia. In avanti Rotonda adesso, la palla in mezzo ma troppo sul portiere, non può intervenire Flores. Calcio punizione in favore Rotonda, 37 minuti e 40 secondi, 8 più recupero al termine che sarà abbastanza corposo, ci sono state almeno 7 se non ce ne saranno ancora di sostituzioni, la palla arriva dalle parti di Cassalia che non ha difficoltà ad agguantare in presa e a permettere ai suoi naturalmente di salire. Il colpo di testa del difensore del Rotonda, Pastore, Taccogna. Va via numero 18, Gagliardo. Ancora Gagliardo in possesso di palla, la mette in mezzo, c'è ancora il rinvio di Alfano. Abayan la mette a terra e permette l'intervento di Crocitti. Va via adesso il numero 15, Napolitano. Perde palla però ad opera dell'intervento di Silletti, che prova a cambiare dalla parte opposta. Il pallone finisce in fallo laterale. Fallo laterale che sta per battere Nicolao. Già battuto il fallo laterale, la palla in mezzo per il colpo di testa di Flores, non c'è nessuno però da quelle parti per l'intervento, rimane comunque in zona d'attacco Rotonda. Ancora un tocco
indietro per Pastore Silletti, evita l'intervento di Trofo. Silletti poi la mette indietro per Pastore, il colpo di testa per Barillaro, la mette giù adesso Gagliardo, il cross è lo stesso che Trofo a fermare la palla, poi il batter ribatti, rimane in possesso di palla Ostuni, la palla arriva dalle parti di Abajan, tiene palla Abajan, fa salire i suoi, poi la perde, poi la recupera di nuovo, la perde ancora, il tiro e per incredibilmente prima il tiro di Cocuzza e poi la ribattuta del numero 9 Flores, non trovano la porta nel primo caso l'intervento del portiere, poi a porta vuota praticamente non riesce a metterla dentro Flores, occasione al 40° per il Rotonda che non è riuscita a sfruttare. Ancora in avanti in Rotonda, sempre con Flores, anticipato da Thomas, guadagna il fallo laterale in zona d'attacco. C'è ancora un cambio tra le fila della Cittanovese, entra, esce il numero 10, dovrebbe uscire. Entra Cianci, il numero 13 Cianci, al posto del numero 10 Crocitti dovrebbe essere. Fallo laterale battuto in questo momento, il colpo di testa ancora del solito Thomas, ancora la palla in mezzo, ancora la ribattuta della difesa. Taccogna e non riesce a metterla in mezzo. Lunghissimo il pallone, ancora sui palloni alti, Thomas e Alfano non l'hanno scampo praticamente ai giocatori del Rotonda. La palla in mezzo di Villa, la respinta della difesa del Rotonda, ancora in posizione di parte Gagliardo e arriva il giallo anche per Pastore. Calcio di punizione, Trofo, il rinvio della difesa del Rotonda, guadagna, no niente, fallo laterale in favore dei padroni di casa. La mette giù adesso Gagliardo, indietro per Pastore che gira di prima ma non trova pronti i suoi compagni, trova invece pronto Villa ad allontanare il pallone il più possibile dalla propria area di rigore.
Abajan. Va via di forza il numero 9 giallorosso. Calcio di punizione in favore della Cittanovese quando il cronometro segna praticamente 45 minuti in questo momento, 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 49esimo. Parte il calcio di punizione dalla destra, il colpo di testa di Abajan, prova Gagliardo ad andare via ma viene fermato dal colpo di testa di Trofo, fallo laterale in favore della Rotonda, già battuto, ancora pronto al colpo di testa Barillaro. Flores l'appoggio e poi il rilancio sulla sinistra dalla parte opposta, dove c'è il nuovo entrato, il numero 13, Iliano. Fallo laterale, batterà sicuramente lungo, il colpo di testa di Flores mancato, la palla che è raccolta da Nicolao. Recupera il pallone, il Rotonda, il colpo di testa di Cocuzza, Ostuni. Sulla sinistra per Iliano, viene messo giù Iliano per l'arbitro, tutto regolare, Francesco Villa, lo scambio in evidente fuorigioco, non rilevato dall'arbitro anche perché il giocatore non va incontro alla palla, per cui non si alza la bandierina del guardaline. Fallo laterale già battuto. Gagliardo recupera questo pallone, lo scambia con Chiavazzo, il colpo di testa di Flores, fallo laterale, Taccogna, il rinvio Sbilenco da parte di Trofo, rimane comunque in zona d'attacco Rotonda. Il colpo di testa di Flores, non trova nessuno però, lo stesso Flores in possesso di palla, c'è la possibilità del tiro da parte del numero 3 Nicolao, la palla finisce altissima sulla traversa. Un minuto alla fine della partita. Ancora un lancio lunghissimo, ultime chance da parte del Rotonda per pareggiare questa partita, ma si difende con le unghie, con i denti la Cittanovese, spazzando via qualsiasi tipo di pallone. La palla sul piede e non riesce ancora Cocuzza, prova un sinistro, non trova nessuno pronto alla deviazione, la ribattuta. E non c'è più tempo, finisce la partita 1-0 per la Cittanovese, una partita
che ha visto giocare nel primo tempo il Rotonda senza riuscire a passare, invece la Cittanovese nel secondo tempo ha avuto almeno tre occasioni per passare in vantaggio, ma una di queste le ha sfruttate, per cui porta a casa tre punti importanti. Il Rotonda dovrà riflettere sul primo tempo che ha visto la squadra di casa insomma giocare bene ma senza chiudere la partita. È tutta la nostra postazione, lì nella regia. Thank you.